Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va, fosse di un attimo appena sarebbe come. Vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo, ma non sappiamo dove. Minchia, signor tenente. E siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosta bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 di età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, e siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola se chi ci ammazza prende di più di quanto prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in auto ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quello che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni. Magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente.